Dobbiamo solo ed esclusivamente implementare e aumentare il livello che prima chiaramente tu considera che noi abbiamo fatto 100 presentazioni di libri, praticamente spendendo quasi 0 euro. Chiaro, vabbè, Cioè, un grande costo, a al meno limite offrendo che il pranzo ecco. all'autore, diciamo, che veniva a presentare il libro, magari anche a spese nostre, diciamo, no? Però chiaramente avendo una dotazione di questo genere possiamo fare delle cose di caratura non più solo locale, ma anche addirittura non solo regionale, ma anche Quindi nazionale. ambire ad avere autori nazionali. Ecco, ambire ad avere autori nazionali, sia per quanto riguarda la questione, diciamo, di Taurianova Legge, ma anche ad esempio per Taurianova Noir, che era questa sezione del libro Che immagino giallo. diventerà, scusi, ma Taurianova Legge diventerà Taurianova Capitale del Libro ora. Sì, Almeno diciamo che dovrebbe essere così. È una, diciamo, la delle manifestazioni. incorporerete, No, sì, ecco. no, è chiaro che nel progetto ci sono tutte queste attività che noi facevamo, quindi le dobbiamo solo ampliare. Naturalmente, con tutti i firmatari dell'accordo, perché c'è il patto della lettura, tutti i soggetti attuatori, diciamo, di questa proposta, noi che tra l'altra cosa abbiamo una riunione la prossima settimana con tutti questi soggetti, teniamo in grande considerazione anche quella che è l'attività correlata fatta negli anni dalle attività, da parte delle forze sociali del territorio, le associazioni. E come hanno reagito i taurinovesi a questa cosa? Perché Hanno ancora reagito forse bene. hanno No, reagito no, no, bene. no, hanno Hanno reagito. l'idea di quello che An sarà. sì, hanno l'idea perché ti ripeto, in piccolo lo facevamo già quello Certo. che Ma sarà un anno speciale, quindi. sarà un anno speciale legato a tante attività. Noi andremo ad implementare, diciamo, oltre a Taurianova Legge, oltre Annate per la Cultura, oltre a Taurianova Noir. Ti faccio un esempio: se prima Taurianova Noir, legato al giallo che ha originato la serie televisiva, l'anno scorso abbiamo portato, diciamo, uno degli attori, quest'anno possiamo immaginare di portare una libro legato ad una serie televisiva di successo, dico una tanto per dire, insomma, è una delle cose tanto per dire una, e possiamo portare ad esempio l'attore principale che può raccontare o il regista, ecco, possiamo legare veramente il libro a quello che il cinema. Poi tieni conto, in Chiaro. quest'ultimo periodo Taurianova, insieme alle altre chicche, ha prodotto Mameli. Cioè, la Certo. famiglia è una famiglia di Taurianova che è stata no, a produrre, Sacca è stato l'ex direttore generale della Rai, a produrre questa Io non lo miniserie. sapevo, però è una notizia che Non solo, apprendiamo. ha partecipato anche un attore di Taurianova. Ah. Quindi un'ulteriore chicca si aggiunge, vedi, quando poi quando si inizia. Noi abbiamo iniziato anche con Enza, diciamo la nostra campionessa Enza Petrilli, che ha cominciato a mettere Come no, successi in tutto il mondo, come medaglie no. d'oro in tutto il mondo. Vedi, da lì è partita. Io ho sempre detto, ora finalmente Taurianova, quando dicevo, non ha più l'idea di essere associata a quei fatti brutti. Ora mi cominciano a dire, ma tu sei di Taurianova, il paese di Enza Petrilli, quella campionessa che tira con l'arco, che va sulle televisioni, che... Cioè, Capito? Da lì abbiamo iniziato un percorso, vedi, che poi riscatto, diciamo così, di una riscatto. cosa tira l'altra, non avviene nulla per caso, ci deve essere il fermento, ci deve essere il seme, chiaramente, e poi chiaramente bisogna essere bravi ad annaffiare i semi e a far crescere le piantine che tu pianti in maniera rigogliosa. Noi quest'anno faremo anche, abbiamo parlato con i nostri infioratori che probabilmente... Andrà fatto a tema qualcosa. E abbiamo chiesto anche questo e già abbiamo avuto delle risposte positive. Anche l'infiorata sarà a tema. L'anno scorso abbiamo ricevuto migliaia di persone per l'infiorata. Si è bloccato lo svincolo autostradale a Gioia Tauro. Abbiamo avuto la fila da Gioia Tauro fino a Taurianova per venire a vedere la nostra infiorata. Comunque i Madonnari è un'altra manifestazione che cercheremo di legare al tema del libro. E quindi ci saranno più momenti, vedi, oltre ai momenti classici canonici, ma di attività legate, ma poi di attività legate, diciamo, all'attività culturale, al libro come perno principale, diciamo, della cultura. Ma abbiamo ricevuto in questi giorni, in questa settimana, telefonate di tantissime case editrici, di editori, di tantissime persone interessate a dare il loro Non contributo. avrete difficoltà a trovare gli No, a sponsor, neanche scendere. gli sponsor No, questa no, volta, veramente perché la c'è rassegna un sarà. fermento veramente enorme.
E ci hanno già invitati alla Fiera del Libro di Bologna, dove ci sarà il libro del bambino, sai? E anche qui faremo una sezione dedicata, diciamo, al libro, dedicato ai più piccoli. Il libro deve essere per tutti, ecco, abbiamo immaginato questo libro che parte dalle scuole, perché anche nelle scuole abbiamo fatto moltissime attività. Quindi penserete anche al Festival del Fumetto, chi lo sa? Non si sa mai. Non voglio anticipare nulla, ma c'è qualcosa che vi sorprenderà. Voi avete ripreso l'anno scorso l'infiorata e l'infiorata avrà un tema particolare che sarà veramente molto attrattivo e sarà legata naturalmente ad una, diciamo, ad una parte del libro particolare, diciamo, ecco.